tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Radio in Classe. Qui sono Viola e Giulia e qui in studio in compagnia del professor Pernaselci. Buongiorno ragazzi e bentornate, voi avete già condotto precedentemente questa trasmissione, ora siete alla vostra seconda esperienza. Bene, che cosa faremo oggi? Oggi ci collegheremo con la professoressa Chianese che entrerà in una classe prima che ha organizzato un progetto sulla storia antica molto interessante. Sì, infatti ci collegheremo appunto per sentire questi alunni di prima che hanno realizzato un progetto storico sulla storia antica attraverso un fotoromanzo. Bene, allora siamo curiosi proprio di vedere come hanno proceduto per questa interessante modo, questo interessante modo di affrontare la storia, di raccontarcela, perché poi siamo curiosi anche di vederlo questo fotoromanzo, sarà sicuramente pubblicato sul sito della scuola. Però la storia di oggi ci racconta cose ben più diciamo così gravi e preoccupanti, no? L'invasione appunto dell'Ucraina da parte della Russia. Voi ne parlate in classe di questi argomenti? Avete modo di affrontarlo questo con i prof? Sì, infatti parliamo molto di storia e infatti la storia diciamo che è utile impararla per non commettere gli stessi errori, però purtroppo questi errori tornano sempre e diciamo che bisogna sensibilizzare le persone proprio su questo. Sì, e comunque possiamo dire anche che è un blocco dei diritti umani. Alcuni ragazzi non possono andare a scuola oppure non hanno il diritto al gioco, all'istruzione. Eh già, purtroppo queste sono le conseguenze di uno scenario veramente che è preoccupante, no? Lo scenario della guerra, siamo tutti col fiato sospeso perché comunque è una cosa che ci coinvolge tutti. Noi siamo lontani, ma solo apparentemente siamo lontani, in realtà siamo vicinissimi a questa situazione e quindi ci riguarda proprio direttamente, molto da vicino. E infatti ci stiamo già mobilitando. Io so di un'iniziativa molto importante del quartiere, ce ne volete raccontare? Sì, vi invitiamo a partecipare alla raccolta di viveri che sta organizzando la parrocchia per comunque la popolazione in emergenza. È molto importante aiutare profughi e persone che hanno davvero bisogno di questi viveri, questi vestiti, e quindi vi invitiamo comunque a cercare maggiori informazioni e per appunto questo progetto che è molto importante. Eh sì, so che la parrocchia di Giardinetti ha una pagina Facebook, sì. Quindi è facilmente raggiungibile, ci si può informare, vedere come interagire e partecipare a questa cosa, e sicuramente anche noi come comunità scolastica lo faremo, perché sapete che da noi c'è l'insegnante Suorita Caponetti che è appunto molto molto attiva su queste cose nel territorio, in parrocchia, e quindi faremo riferimento a lei per tutte le informazioni a riguardo, no? Per poter anche noi in qualche modo contribuire in modo positivo a fronteggiare una situazione così drammatica. Bene, allora, che ne dite? Passiamo la linea alla professoressa Chianese? Sì. Ok. Ecco la professoressa Chianese. Professoressa, è pronta per il collegamento? Buongiorno Giulia e Viola, sono pronta come al solito ad entrare nelle classi e a disturbare un po' la lezione che i professori stanno facendo. Oggi vi presento un lavoro che hanno fatto i ragazzi della prima D, di cui mi è giunta voce, però ve lo faccio raccontare proprio dalla professoressa Lista Filomena che lo ha realizzato e dagli alunni. Al solito busso. Buongiorno, allora siamo in collegamento con la radio Martin Luther King, io sono dentro la classe prima D e davanti a me c'è la professoressa Lista Filomena. Professoressa, cosa vuoi dire? Buongiorno a tutti innanzitutto, e noi stiamo facendo un lavoro sull'Iliade, una cosa alternativa, non leggere semplicemente i versi di Omero in maniera così passiva, ma abbiamo deciso di metterli proprio in scena. E sì. Quindi i miei alunni, gli alunni della classe prima D,
hanno proprio indossato le vesti dell'antica Grecia, quindi peplo, elmi e corazze sono stati indossati dai miei alunni, hanno posato e hanno interpretato un po' i personaggi dell'Iliade. Abbiamo Achille, abbiamo Andromaca, abbiamo le ancelle, anche loro fanno parte del poema, e quindi è stato un bel progetto, nato come una sorta di vecchio fotoromanzo, quindi era nato originariamente come mettere in scena delle scenette con sotto la didascalia con i versi di Omero. Poi ha preso un po' corpo il progetto, abbiamo fatto prima una sigla iniziale, poi ci sarà lo svolgimento, il corpo del lavoro e lo svolgimento, quindi queste scenette li fotograferò mentre loro interpretano i ruoli, e poi abbiamo anche il backstage, quindi foto rubate mentre i ragazzi non sono in posa, quindi è una cosa molto carina, divertente. Io ho rivisto le foto ieri sera del backstage, sono veramente alcune molto buffe. Oh, professoressa, quindi mi sembra di capire che è un lavoro in piedi, nel senso che è iniziato ma non è ancora concluso. Quando lo potremo vedere concluso e dove potremo vederlo concluso? Beh, penso a metà mese, verso la fine del mese di marzo, e io lo pubblicherò su Classroom, lo farò vedere prima ai ragazzi e poi lo renderò visibile anche alla scuola. Magari faremo una pubblicazione sul sito, no? Mi sembra una bella idea, dato che il lavoro è stato apprezzato, è stato divertente, perché non rendere partecipi anche gli altri alunni della nostra fatica, diciamo così. Vogliamo trasmettere un sorriso anche agli altri. Bellissimo, allora cosa facciamo? Vedo però, professoressa, che mentre noi siamo in classe c'è Greta Civita che ci guarda dal monitor, dal grande schermo. Civita, Greta, come mai? Dimmi. Purtroppo sono risultata positiva al Covid. Ah, ho capito, Greta. Quindi nonostante questo tu non perdi un attimo delle lezioni a scuola, giusto? Sì. Che Greta ha partecipato al nostro progetto. Chi interpreti, Greta? Lei l'ha scelto esplicitamente il personaggio da interpretare. Io interpreto la dea Afrodite. Oh. Ossia? La dea della bellezza e dell'amore. Oh, che bello allora, benissimo. Sono contenta intanto che grazie ai potenti mezzi della Martin Luther King noi abbiamo questo video grandissimo in ogni classe, abbiamo i computer, quindi tutti gli alunni possono partecipare attivamente alle lezioni anche se a casa per qualche motivo. Benissimo, allora salutiamo Afrodite? Sì. Va bene, allora Greta rimani con noi, vabbè, ovviamente, mentre la professoressa fa qualche altra domanda. Dici un po'. Ovviamente se avete domande da studio ditecele, perché così noi le rivolgiamo agli alunni che sono qui. Okay. Sì, sì, va bene. Allora, chi vuole? Bertino, Andrea, vuoi dire un po' le tue emozioni durante queste sedute, no? Durante le sedute in cui abbiamo fatto le foto, come ti sei calato nel tuo ruolo? Innanzitutto di che ruolo interpreti e come ti sei? Sono praticamente il re di Sparta Menelao, che sono proprio io che faccio scatenare la guerra di Troia, perché Paride con Elena mi tradisce e scappano a Troia. Ho capito, Bertino, quindi tu sei stato artefice di questa guerra e ti sei sentito artefice proprio in prima persona quando ti sei calato nei panni? Abbastanza. Questa cosa ti ha aiutato a capire di più quello che stavi studiando? Abbastanza. Abbastanza, sei contento? È stato faticoso fare le foto? No. E ti sei piaciuto quando ti sei visto? Sì. Ma la mamma e papà l'hanno vista la foto? Ma sì. Sì, gli è piaciuto anche a mamma e papà? Sono sì. stati contenti? Sì. Mm-hmm. Ah, quindi abbiamo non solo gli alunni ma anche i genitori contenti di questa recitazione. Allora, vediamo chi altro. Chi era Elena? Elena di Troia. Elena di Troia, colei che ha scatenato la guerra. Chi sei tu? Mi chiamo Bianca. E Bianca? Bragalone. Sì. E faccio il personaggio Elena, colei che ha scatenato la guerra di Troia, tradendo Menelao e mettendosi con Paride. Traditrice allora. Ma ti senti traditrice tu? Un po', perché scatenare una guerra che è durata 10 anni è un gran peso. Poi nelle foto ti sei piaciuta quando ti sei vista? Sì.
Sì, strano, perché le ragazze non si piacciono mai solitamente, tu sei l'eccezione. E mamma e papà sono stati contenti di questa iniziativa? Molto contenti e eccitati per vedere le foto delle altre persone, anche dei compagni, dei miei compagni. Oh, anche perché in un momento in cui è così complicato comunicare, fare questa attività che è molto comunicativa, voi siete di prima, i vostri genitori hanno potuto avere l'opportunità di conoscere i vostri compagni attraverso queste foto. Dimmi, ma della tua foto, quindi, che cosa hanno detto i tuoi genitori? Mio padre l'ha fotografata e se l'è messa come foto sfondo del suo telefono. Pensa tu come è stato orgoglioso di avere Elena nel suo telefono. Bene, vediamo chi altro. Chi è l'amante di Elena? Allora, chi sei tu? Vieni qua, raccontami tutto. Mi chiamo Jacopo De Luca, interprete ruolo di Paide, che ruba Elena e prova ad ammazzare Menelao, ma non ci riesce. E tu che cosa ti è piaciuta questa interpretazione? Sì, molto, e anche a mia madre. La mamma che ha detto? È stata felice, infatti appena ha visto la foto si è messa da ridere. Oh, ma dobbiamo dire che queste foto avevano un'ambientazione, no? Il set fotografico, chi è che me lo vuole descrivere il set fotografico? Alessandro, me lo vuoi descrivere tu? Sei Alessandro Pompeo, dimmi un po', che personaggio facevi? Facevo Agamennone. Agamennone, hai capito, che personaggio, bravissimo. E il set fotografico, come l'ha organizzato? Beh, su Google abbiamo cercato uno sfondo Su Google avete cercato uno sfondo, e poi sì. Questo sfondo dove l'avete proiettato? Sul monitor che sì. C'è in classe, ma questo monitor che avete in classe è un monitor piccolo o molto grande? Molto grande. Molto grande, quindi aiutava questo monitor a farvi sentire proprio dove è lì, a Troia? Sì. Ok, aiutava moltissimo. Bene, sono molto contenta di questa cosa. Com'è rivestito tu, Alessandro? Con l'armatura. Allora, chi è che si è calata molto? Grazie Alessandro, chi è che si è calata molto nella parte? Tu chi sei? Allora, io mi chiamo Zanetti Greta. Sì. E nell'Iliade ho interpretato Andromaca. Che è la moglie di Ettore. La moglie di Ettore. Dimmi, ormai ho capito che questi ragazzi sono proprio espertissimi di questo poema. Benissimo, allora dimmi, quindi tu... Ti sei impegnata molto nella ricerca. Dimmi. Perché comunque è molto divertente farlo, anche se è un lavoro, ti suscita molta gioia e ti sembra proprio di stare lì, presente nell'Iliade. E tu come eri vestita? Ah, io ero vestita ovviamente da greca, avevo il perlo, che era il vestito che indossavano gli antichi, e avevo anche un bambolotto che rappresentava il bambino a Astianate. Ah, sì, bambino? Astianate, il figlio di... Astianate, hai capito che sono... Ma siete bravissimi, veramente bravissimi. Il protagonista chi è? Dici. Tu chi sei? Mi chiamo Edward Vasilichioi e ho interpretato Achille. Achille, allora raccontaci un po', Achille. Oggi ho l'onore di essere vicina a dei pezzi veramente grossi, eh? Guarda un po', Guglielmo, mi stai invidiando perché io sono vicino? Assolutamente, da ma io ho visto in anteprima le foto della prof, ragazzi, è veramente l'effetto è molto molto bello, molto venute veramente molto bene, quindi lo sfondo, il fatto che loro hanno trovato i vestiti, eccetera. Funziona veramente alla grande, devo dire, grandi complimenti ai ragazzi e alla prof, veramente bravi. Devo dire che, ora sentiremo anche Achille, però devo dire che stando in aula e ascoltando le interviste di questi ragazzi, viene proprio fuori questo grande entusiasmo che loro hanno vissuto e questa grande competenza nella conoscenza del poema che sta venendo fuori. Devo dire che veramente il risultato è al di là di, non lo so se la professoressa forse se l'immaginava questo risultato, ma mi sembra proprio al di là di ogni aspettativa. Si vede proprio che i ragazzi trasmettono una passione in quello che hanno fatto, si vede proprio, sente. Sì. Allora Achille, dimmi un po'. Io ho interpretato Achille, che è è il protagonista dell'Iliade, e ho fatto stragi di troiani, non chiedetemi come, sono morto da Paride. Ah. Io e Menelao diciamo che nella storia non siamo andati molto d'accordo, ma nelle foto così ci siamo aiutati.